Però se fate dire, non so, ci sono anche rappresentanti sindacali, sì. Se fate dire qualcosa a uno di loro, uno... Rispetto, ecco, a proposito di prevenzione antiterrorismo, di tu come potete prevenire il terrorismo qua dentro? Sì, sono Antonio Fellone, segretario nazionale del SINAPS, sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria. No, ad oggi non siamo in grado di garantire niente, perché manca personale, i detenuti extracomunitari sono tanti, ci troviamo spesso a lavorare uno di noi con 100-150 detenuti. Mi dite voi come facciamo noi a garantire o a seguire, perché comunque con le nuove norme delle celle aperte, i detenuti sono aperti dalle 8 del mattino alle 8 di sera, quindi è praticamente impossibile seguirli, i numeri non ci sono, mancano strutture, ci troviamo a lavorare in istituti vecchi, obsoleti, assolutamente da chiudere, aprono strutture, ne cito una a caso che è Modena, aperta, dopo un mese chiuse le sezioni perché con l'acqua da tutte le parti, e così dove arriviamo? Secondo me va rivisto tutto quello che è il pianeta carcere, assolutamente non ci siamo, abbiamo problemi economici, c'è gente che comunque va fuori, deve anticipare di tasca propria la missione e poi se tutto va bene gli viene rimborsato dopo 3 mesi. Non ci siamo, così non riusciamo a garantire niente, questo è poco ma sicuro. Vi sentite preoccupati all'interno di questa carcere? Assolutamente sì, io gli giro la domanda, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, in mezzo a 100-150 persone che comunque hanno commesso reati, lei si sentirebbe preoccupata? Preoccupato? Tranquillo. Come fate con gli stranieri che non parlano italiano, magari parlano solo arabo? È un problema grosso, ma non è facile gestire tante etnie, non è assolutamente facile, noi quotidianamente veramente lottiamo, è un lavoro che rimane oscuro perché nessuno ne sa niente, perché ad oggi noi accendiamo la televisione, si sente parlare diritti dei detenuti, ma va benissimo, a noi non interessa, ma esiste pure la polizia penitenziaria, non esistono solo i detenuti, perché non è facile, veramente non è facile, troviamoci a lavorare un giorno dalle 8 del mattino alle 8 di sera in mezzo a 150 persone, magrebini, albanesi, rumeni, forse capita pure qualche italiano, come facciamo noi a gestirle? Cioè le liste stanno aumentando quotidianamente in tutti gli istituti dello stivale, le parlo da Canicattì a Bolzano, mega risse, ultimamente a Brescia come in altri istituti, cioè dove vogliamo arrivare? Così non si arriva da nessuna parte. E il pericolo terrorismo? E come facciamo noi a seguirlo il pericolo terrorismo? Come faccio io a seguire 150 persone? Come faccio io a seguire se un gruppetto che sono aperti, le ripeto aperti, in una sezione detentiva, io come faccio a seguirli? Se ne devo seguire 150, se 7, 8, 10 si appartano per i fatti loro, come faccio io a seguirlo? È praticamente impossibile, non riesci. Il governo, il ministro dell'interno che fa? Assente. A questo punto devo dire assente, assolutamente assente, perché noi aspettiamo assunzioni, è quello che vogliamo. Perché sennò non riusciamo a gestire niente, la situazione è abbastanza grave. Ci troviamo a lavorare, come diceva prima l'onorevole Salvini, con mezzi più di 400.000 chilometri. Facciamo traduzioni di lunga percorrenza, ma dove arriviamo? Sotto scorta. Sotto scorta, assolutamente. Cioè, non si arriva da nessuna parte, la situazione è grave. Io spero che qualcuno che adesso è al governo si dia una mossa, perché sennò prima o poi qua ci troviamo di fronte a un qualcosa simile alla Francia, mi spiace dirlo, ma purtroppo è così, è la cruda realtà delle carceri italiane, non ci sta a girare attorno, è la cruda realtà delle carceri italiane, stiamo aspettando dal 2009 un rinnovo contrattuale, e chi ha visto? Adesso ci vengono promessi 80 euro, sì va bene, ma come il cane che si morde la coda, no? Ai fini pensionistici la paghiamo noi dopo, non va bene, non va assolutamente bene, noi vogliamo più certezze, le chiacchiere lasciamo ad altri. Non ci serve.